Amici di 3 minuti, oggi mi trovo in compagnia di Mattia Vezzola, enologo di fama internazionale. Allora, Mattia, io voglio farti una domanda un po' particolare, che potrebbe anche sembrare stupida, però voglio sapere che cos'è il vino per te. Il vino è semplicemente l'interpretazione di una materia, che è l'uva, e che rappresenta la massima forma di condivisione dell'amicizia. E oltre a questo rappresenta la capacità di tramandare le passioni e le tradizioni dei propri figli per rimanere legati nel rispetto e dall'amore della propria terra. Questo è il vino. Allora, tu sei stato enologo per ben 4 volte, Il tre miglior volte enologo, sì. miglior enologo per ben 4 volte, tre in Italia e una In in Germania. Germania. Ecco, racconta agli amici di In 3 minuti che emozione è stata e come sei arrivato a questo insomma, obiettivo. Ma sono bellissime soddisfazioni, anche se i premi io, per quanto mi riguarda, considero che li danno gli amici distratti, no? Sottoscritto. Sono belle emozioni perché dimostrano che c'è rispetto e c'è stima di colleghi che rappresentano il futuro, il presente e il futuro della viticoltura e dell'enologia italiana. L'Italia è il paese che ha la più grande biodiversità dell'universo e quindi soltanto la capacità di interpretare la materia e trasformarla con amore e compassione in un vino che si leghi perfettamente alla tipologia del microclima, quindi del terreno, del sottosuolo, del sovrasuolo, quindi dell'aria, del sole, dell'uomo, per dare identità al luogo dove viviamo. Mattia, quando nasce la tua passione per il vino? Nasce da una imposizione di mio padre. Io volevo fare il veterinario, invece una volta non c'erano test didattici, ho detto, vuoi fare tu il veterinario? No, tu fai l'enologo. E poi ho scoperto che il vino è una materia meravigliosa per viaggiare, per amare, per condividere. Quindi la tua azienda, insomma, è di origini Sì, nasce antichissime. nel 1936, in un territorio del Lago di Garda, sponda bresciano, da Annunziano, come la chiamo io, dove nasce il primo rosé italiano da viticoltura, e il rosé è un vino di grande classe, di grande raffinatezza, amate dagli uomini di grande qualità, però estremamente semplici, che non hanno bisogno di manifestare quello che sono, ma hanno la necessità di amare, di contribuire, no, alla crescita culturale e diciamo territoriale dei propri figli, dei propri amici, di chi circonda. Senti, cosa ti porta spesso in Sicilia? La Sicilia è l'attitudine, sembra banale. Per me la Sicilia rappresenta il centro della biodiversità, è un esempio di come si integrano le forze, si integrano le energie, si integrano gli uomini e danno origine a dei frutti che sono unici nel mondo. Questo sta a testimoniare che l'integrazione, se fatta con intelligenza, con passione, ma soprattutto con estrema pazienza, può dare dei frutti enormemente significativi. La pazienza è una delle virtù primarie del viticoltore, che è uno degli uomini più lungimiranti del mondo, nel senso che se pianti una vigna che vive 70 anni, tutte le cose che fai sono proiettate avanti 70 anni. E visto che nella vita di un enologo o di un viticoltore ci possono essere massimo 50-60 vendemmie, quindi 50-60 possibilità di verificare se quello che pensi è un'interpretazione corretta, quindi vedere il vino che viene, se viene secondo la tua intelligenza è quello che pensi, è meglio non sbagliare. Se uno sbaglia un risotto va in cucina e lo rifà. Se sbaglia Certo. la vendemmia, devi aspettare l'anno prossimo. Non ci resta allora che brindare alla prossima E vendemmia. vita, alle donne, alle 16 donne, no, alla donna, come hai detto, si chiama? Quello è un altro programma. È un altro programma. Allora, prendiamo cosa? La Sicilia. Alla Sicilia, alla Evviva! Sicilia. Grazie.